Allora, facciamo quella alle mele. Che le mele ci sono nell'impasto, perché nell'altro video c'è quella ripiena di mele, oggi facciamo quella nell'impasto. 360 g di farina, 150 g di burro liquefatto e freddo, o 130 di olio di semi, 4 uova, 160 g di zucchero, una bustina di lievito, 2 dita di latte. Che abbiamo nel bicchiere? È una scorza grattugiata di un limone. Per le mele, 4 mele a tocchetti, succo di limone, cannella, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di farina. Che metteremo dopo, prima di metterla nell'impasto. Le 4 uova le abbiamo messe già nella planetaria e vado a farle montare della planetaria con un pizzico di sale. Vado. Aggiungiamo lo zucchero e le uova. Aggiungiamo la farina. Aspetta. Ci metti. Posto? Aspetta. Aggiungiamo la farina con il lievito. Ok, tagli. Il lievito va nel naso. Vabbè. Eh sì. Al solito. Per dire. Per. No, pizzica. Fai maggio. Come al solito. Ingrediente segreto. Sì. Come al solito. Si mangia. Mescoliamo dal basso verso l'alto per non smontare molto le uova. Aggiungiamo adesso il latte un po'. Aggiungiamo la buccia di limone. Non si stacca. E il burro. Sta riempiendo lì. Poca alla volta. Sì, liquefatto. Tutto? Poca alla volta. Metti. No, però ti piace il leader, mettilo. Ma passi il burro nella teglia? Il burro è del bella. Passaglielo tu, io mescolo. Aspetta. Mischio! Abbiamo imburrato e infarinato una teglia. Adesso mettiamo 2 pugnetti di farina nelle mele. E mescoliamo subito. Facendo in questo modo, mettendo la farina nelle mele, quando li versate, grazie, quando li versate, fate in modo che di non prendere il succo che è sotto. Hanno rilasciato del succo, che noi, a parte che abbiamo aggiunto il succo di limone alle mele. A che serve? Per non farle annerire. Succo di limone? Quello! Quello è il succo che hanno. E non c'è buono a niente. Quello lo puoi mettere, ma l'impasto viene troppo bagnato. E mischiamo delicatamente, si può dire, in modo che. Mischiamo delicatamente. In modo che facciamo di andare l'impasto in tutte le mele. Poi la paletta voglio. Dal basso verso in alto, così l'impasto che sta sotto viene messo nelle mele. Non ci vedo. Infatti. Aspetta, aspetta. Livelliamo e mettiamo in forno. Adesso vi dico per quanto. Sono le 20:17. Vi dico poi quanto ci vuole. A dopo. Rieccoci.
Ecco la torta cotta e c'è stata 1 ora e 5 minuti per cuocersi. Controlliamo che si stacca dal fondo. Se siamo fortunati, si stacca. Si stacca. Ed eccola pronta, una spolverata di zucchero e buon appetito! Come avete visto le mele sono sopra, non sono affondate con la farina messa nelle mele prima di metterle nell'impasto. Che fai te? Ladra! Allora, l'abbiamo spolverata, è ancora calda. Fatti il fumo, taglio per far vedere la fetta. Ok, buon appetito! Salve! Buongiorno! Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, tutte le saluti. Caso mai non ci rivediamo. Oh! Salve! Salve! Okay. Oggi facciamo la torta di mele. Sì! Allora, facciamo quella alle mele. Che le mele ci sono nell'impasto, perché nell'altro video c'è quella ripiena di mele, oggi facciamo quella nell'impasto. Quella della... La torta di mele della nonna. Allora, ci vogliono... Quattro... Ci vogliono... Quattro... Ti prego. Ci vogliono... Quattro... Diciamo così. Allora, voglio dire io! Eh sì, ma se tu fai... Se tu mi fai ridere!
60 g montare della padella praedale con un pizzico di sale. Vado. Sono patient.